forse mio marito, Bruno forse. Ballerin è un ragazzo molto molto bravo, eh? Ed è il ragazzo, cioè l'uomo che ha praticamente creato quello che è il museo della marineria. Ah, oh, allora bisogna che lo vada a intervistare anche lui. Ah, vai ad intervistarlo, perché è un ragazzo intelligentissimo, prima cosa. E poi ha fatto una cosa, per esempio, il museo della marineria con le barche esterne. Certo. L'ha creato lui. Adesso, ma lo so adesso io. Cioè, Bruno ha realizzato, ma quasi cosa ha fatto sto delinquente? Praticamente tutti i soldi, perché è diventato presidente dell'azienda di soggiorno, okay. E quindi gestiva il campeggio. Sì, ok. Capito? Non ha speso un soldo nel campeggio. Tutto quello che aveva guadagnava, dopo aver pagato l'affitto al comune, l'ha investito nel museo della marineria. Ah. Ha fatto una cosa meravigliosa, stupenda. Che adesso è un'attrazione per Cesenatico. Molto, è un'attrazione, ma guarda che ha fatto una cosa meravigliosa. Solo che quando lui ha lasciato il campeggio, no? Ha lasciato il campeggio perché ha finito il suo mandato come presidente dell'azienda di soggiorno, dopo due mandati mi pare, dopo quindi mi pare fossero, erano 4 anni ogni, quindi 4 e 4, 8, dopo 8 anni ha lasciato il campeggio, lui è andato via. A chi sono rivolti dopo aver... Angelo, vuoi venire a gestire... Ancora te! Vuoi andare a gestire la gestorist? Dico, ma ancora? Non avete avuto abbastanza! E infatti sono tornato a gestire la gestorist. E questo nel 1988, ok, all'incirca, adesso le date sai, ma non ha molta importanza. Sì, so. Certo. Dall'88 io sono tornato a gestire il campeggio e ho dovuto rifarlo. Ancora? Hai dovuto farlo tutto a capo? Ho dovuto rifarlo perché? Ma perché Bruno aveva investito. Ripeto, lui non aveva speso un soldo nel aveva investito i soldi nel museo della e ha fatto, secondo me, una cosa meravigliosa. Ah, ma adesso domenica sera vado che c'è una riunione, ve lo vado a vedere bene sto museo. Sai che io sono guarda, è una lo cosa. Sai che io sono di Cesenatico, mi sa che non mi vergogno a dirlo. Perché è una cosa da vedere, perché è interessantissimo. Non solo, ma tu pensa al valore che c'è all'esterno. Cioè, quelle le ha comprate tutte, le ha comprate Bruno, sì. Tutte quante. Ah, di quelle veramente... Dentro, poi, lo sai, mi sa che non ci sono proprio mai andato. Poi, assieme a noi, come perché dopo io sono ritornato al campeggio, certo. E quindi praticamente avevo la necessità di finanziare anche il Museo della Marineria. Certo. Quando Bruno incaricò Tinin Mantegazza. Ah, sì, sì, questo l'ho sentito di nome. Certo. Tinin Mantegazza è stato praticamente il realizzatore di tutte le statue del Museo della Marineria. Ok. Hai capito? Io sono ritornato a gestire la gestorist. Certo. E me ne sono andato nel 2013 adesso. No, 2013. Perdono. Sì, torniamo alla seconda del 2013. 2013. Non è mica tanto, 2013, siamo nel 2018, 5 anni fa. Esatto. Sì, sì. Allora, prima che io me ne andassi, già giravano le voci, ecco le voci, che se
però il comune volesse, dovesse vendere, eccetera. No. Io nel mio consiglio, fino a quando sono rimasto a gestire i camping, no? Mi sono sempre opposto all'idea che il comune potesse vendere quella meravigliosa iniziativa che avevamo creato. Ma no, ma assieme. Sì, tutti certo, qua, certo. Con l'amministrazione comunale. Quindi io me ne sono andato e l'anno dopo, due anni dopo, praticamente il nuovo consiglio col nuovo presidente hanno venduto, assieme al sindaco naturalmente. Certo, sì, certo. Era allora... Buda? No, non c'entrava niente Buda. No. Era un compagno, purtroppo. No, chi era? Aspetta. Aspetta, 2000... Allora, te sei andato via 5 anni fa, l'hanno venduto 2 anni, quindi 3 anni fa l'hanno venduto? Sì, 3 o 4 anni fa, dai. Tre anni... Ah, ma no, mi sa che di sindaco c'era Buda, perché adesso c'è Coso. No. Allora prima di Buda? Sì, sì. Allora sì, prima di Buda c'era Coso, c'era... Livardo. E Panzavolta. Panzavolta. Ah, ok, allora sì. Allora, aspetta, forse era prima che l'hanno venduto, allora. Perché allora adesso siamo sotto Gozzoli, Gozzoli. Aspetta, noi adesso siamo nel 2018. Ah, cioè, se te 2000... 2006, 2005. 2006, 2005, quindi 15 anni, mi sono sbagliata io. Hai capito? Ah, cioè, allora sì. Ma infatti è vero, sono io che sono andata troppo avanti, ragione. Quindi 15 anni fa, sì, c'era Panzavolta, sì. No, che ci fosse Livardo, avrei il sindaco. Io sono certo. Sì, c'era Livardo Passavoglia. Sì, ha fatto due mandati. No, un mandato solo lui ha fatto. Livardo Passavoglia, quanti ne ha fatto? Uno o due. Non mi ricordo, lo sai? Che non mi ricordo. Adesso più. Comunque no, mi sa. Andare a vedere. Vabbè, comunque c'era lui. Sì. Comunque c'era ok, lui. Sì, 15 anni. C'era Livardo, no? E presidente dell'azienda, della Gesturis, era un dipendente che adesso è tornato a fare il dipendente della banca di Sala, della BBC di Sala, che sì, non lo so, chi è, però non lo conosco. No, ma non è più presidente. Ah, ok. È stato presidente della Gesturis per un po'. Adesso è tornato a fare l'impiegato della banca. E ripeto, e quindi... io sono stato, ho assistito veramente con un dispiacere enorme quando ho assistito alla vendita della cosa. Siccome io ho fatto, mi hanno nominato presidente onorario della Gesturis, no? E lo sono ancora, certo. anche se i proprietari sono di Forlì. Sì, ho capito. Però, vabbè. E quindi avevo il diritto di partecipare ai consigli di amministrazione. Io ho partecipato ad alcuni consigli di amministrazione. Quindi con la nuova gestione tu avevi il diritto di partecipare lo stesso. Sì. Ah. Infatti io ho partecipato e ho assistito alla vendita. Mi sono opposto, ma la mia voce naturalmente non contava niente, perché... Vabbè, questa è una bella storia, almeno un pezzo di Cesenatico. Quindi Pagliarani sei un pezzo di Cesenatico. Sì. Vogliamo dire quanti anni hai, Pagliarani? No, ma scusa. Guardate, li porta benissimo. Pagliarani fra 6 mesi compie 90 anni. Che io quando ve l'ha detto ho detto, ma siamo sicuri? Perché guardate. Io sono nato il 25 settembre del 1928. Pensa a te. E sapete cosa sta facendo oggi che io l'ho disturbato? Sta facendo un buonissimo, che c'è un odore, sugo di pesce, brodo di pesce per fare poi il risotto. Per fare il risotto, perché lo fa, ne fa tanto, poi lo congela e quando fa il risotto, quindi proprio un cesenaticense doc, perché fa il brodo di pesce. Io lo faccio di carne, ma Pagliarani lo fa di pesce.
Noi ringraziamo tantissimo per averci raccontato un pezzo di Cesenatico di storia e adesso vedremo magari di andare a conoscere. Sì, io ti invito, cioè ti prego di andare a vedere, a visitare il Museo della Marineria. Ah, non ci dà di sicuro. Anche perché il Museo della Marineria è un pezzo della Gestourist. Sì. Perché è stato realizzato in virtù del fatto che Bruno, essendo presidente della Gestourist, presidente dell'azienda di soggiorno, ha investito i soldi nel Museo della Marineria e ha fatto una cosa stupenda, perché comunque attira, facendomi incazzare, perché poi quando io sono tornato ho dovuto rifare tutto, ma l'ho fatto con un immenso piacere. Ecco, quindi è stata una incassatura buona. No, ma non solo, ma io sono rimasto amico intimo di Bruno Ballerini. Quando ci incontriamo, ci abbracciamo per dirti quanto sia, quanto gli voglia bene io. Certo. Però mi ha lasciato un'eredità quando io sono tornato a fare il presidente della Gestourist. Però ha fatto, cioè, non è che si è messo i soldi in tasca. No, capito, lui ha investito. Ecco, io ti prego, però, prima di partire con tutto questo discorso qui, vai a vedere il Museo della Marineria, perché è una cosa da non perdere. Allora facciamo così, io domenica sera so che c'è ancora una riunione al Museo della Marineria, io vado là e questa intervista magari la metto su lunedì. O preferisci che la posso mettere su oggi? La metti su dove? Su internet la metto questa. Ascolta, tu la metti su quando vuoi, ma almeno me ne frega. Va bene, allora io la metto su oggi perché... Tu mettila su quando e ti pare. E poi lunedì, domenica vado a vedere il Museo della Marineria e se riesco faccio una bella intervista anche a Bruno. Se lo rimedio, se lo trovo. Bruno, fatti trovare Bruno, che ti voglio intervistare. Bruno Ballerini, avrai un po' fatica di iniziare, sia perché è un po'... Titubante. No, titubante. È duro. Ah, allora glielo puoi dire te, Pagliarani, e Bruno Ballerini, che gli mando faccio vedere il tuo video. Ascolta, io non lo vedo da non... Però possiamo fargli un'intervista, vero? Ce lo dici, Pagliarani, digli Bruno, fai fare l'intervista alla Sabina, così. Ma ascolta, se io dovessi incontrare, perché lo vedo, l'ho rivisto non molto tempo fa, sarà un mese fa, che ci siamo incontrati, andiamo nello stesso giornalaio a comprare il giornale, no. E ci siamo incontrati. Era un secolo che non lo vedevo, no? Dai, va bene, allora noi ringraziamo Pagliarani e andiamo a vedere tutti, prima io, il Museo della Marineria. Da Cesenatico, da Pagliarani, ringraziamo tutti. Saluta Pagliarani! Saluto!